Sono passati ormai tanti anni dall'uscita del primo Saints Row e non c'era nulla di male nello sperare che gli sviluppatori avrebbero creato un Saints Row 5, seguito ovviamente delle avventure precedenti. Ma negli anni sono saltati fuori alcuni piccoli altarini che hanno fatto capire che la storia originale di Saints Row 4 e di Saints Row Ghost of Hell è stata un attimo rielaborata, tant'è che alla fine i prodotti usciti sono belli, ma non come erano stati pensati. Quindi, a rigor di logica, un reboot del gioco poteva far sorridere i più nostalgici. Diciamo che la notizia è stata presa nel 50-50 dei modi. Alcuni sono contenti di poter finalmente riprendere in gioco un gioco di Saints Row, altri appunto speravano in Saints Row 5. Io che ne penso invece? Ma sinceramente io sono nel mezzo dei due fuochi. Mi piace l'idea che abbiano potuto riprendere un gioco di Saints Row, ricrearlo da zero, anche perché contestualizzandolo con la storia precedente è plausibile, ma d'altro canto avrei preferito anch'io un continuo dei giochi precedenti. Anche se effettivamente dopo la distruzione della Terra in Saints Row 4 poteva essere un filo difficile. Ma poi ti ricordi che avevano introdotto i viaggi nel tempo e pensi, cazzo, un Saints Row ambientato nei viaggi nel tempo? No, il reboot. Hi people of YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo brevemente di ciò che mi aspetto dal nuovo gioco di Saints Row. Prima però di parlarne vorrei solo dire una cosa. Vedete questo? Questo è un set di portachiavi con tutti i simboli delle varie gang di Saints Row e ce l'hanno come esclusiva solo loro. Porca di quella miseria, ora sono incazzato per aver prenotato altrove. Ad averlo saputo prima, porca miseria. Questo è un bel pre-order, questo è un bel bonus pre-order, non un DLC che ti sblocca due skin delle balle. Affanculo. Come stavo dicendo, i più nostalgici non hanno preso benissimo questa nuova notizia del reboot del gioco. Ma io ti posso dire che in realtà, giocandolo da veramente tanto tanto tempo, la notizia è normale che non sia stata presa benissimo, ma è anche un bene che abbiano dato nuova aria a un titolo che poteva essere arrivato proprio a un punto di blocco, che non si sarebbe più sbloccato da lì. È un bene che abbiano, secondo me, dato più aria a questo titolo, proprio ricreandolo da zero. Che poi, se vogliamo essere sinceri, ricreato da zero, adesso ne parliamo. Che poi, contestualizzando anche la cosa, Saints Row Reboot si potrebbe collegare con i Saints Row originali. Nel finale di, anzi, in uno dei finali di Ghost of Hell, questo finale ci porta alla ricreazione del mondo, tornando indietro ma cambiando alcuni elementi. I Saints non esistono più in teoria e i membri attuali dei Saints sono diventati dei poliziotti, creando l'universo di Agent of Mayhem. Ma se i Saints non esistono, allora è plausibile che qualcun altro crei i Saints oppure li ricrei. Ed è qua dal trailer del Game Awards che voglio parlare di ciò che ho visto in questo trailer. Guardando il trailer e segnandomi alcuni appunti, ho notato che questo gioco ha avuto, secondo me, molte influenze da tanti altri giochi. Partiamo un attimo proprio dalla base, proprio dal livello più base che possiamo avere. Questo reboot mi ricorda tantissimo, ma proprio tantissimo, Total Overdose. Qualcuno di voi se lo ricorda questo gioco? No, perché io me lo ricordo. Questo era Saints Row prima che esistesse Saints Row. Questo gioco aveva delle meccaniche che secondo me nei successivi Saints Row sono state, non ti dico copiate, ma sono state enfatizzate tantissimo. Questo gioco è una figata, credetemi. Ma di Total Overdose si potrebbe dire anche di tutti i Saints passati. Però questo lo lasciamo come base. Anche perché le ambientazioni sono molto più uguali a questo adesso che nei precedenti. Parliamo poi delle ambientazioni. Come ho detto prima, l'ambientazione mi ricorda molto Total Overdose, ma ho visto delle cose che mi hanno proprio spinto a ricordarmi di altri due titoli abbastanza recenti. Il primo, Cyberpunk. I palazzi mi hanno ricordato molto queste ambientazioni futuristiche, ma anche mi ha ricordato molto GTA V. Mi ha ricordato comunque un'ambientazione molto cittadina,
ma mista a un deserto, ed è per questo che passo anche da Cyberpunk, perché Cyberpunk ha tutte queste grosse costruzioni circondate da grande quantità di deserto. Il gameplay mi ha preoccupato un attimo, perché veramente il gameplay mi ha fatto ricordare, appena l'ho visto, due titoli in particolare, mi ha fatto ricordare Sleeping Dogs e Just Cause, per tanti motivi. Uno, già a livello proprio di gameplay, sì, è una base Saints Row, ma ho visto molto anche tratto da Sleeping Dogs, come quando ti sdrai su una macchina e inizi a sparare, o comunque quando passi da una macchina all'altra, oppure anche da Just Cause, quando prendi e ti butti giù e inizi a planare. Ho visto questa forte influenza da altri titoli che magari sono io che li ho giocati e la noto questa cosa, ma magari mi posso anche sbagliare e sono idee che hanno voluto implementare, perché appunto ormai sono presenti in talmente tanti altri giochi che hanno detto mettiamole anche noi, rendiamole nostre, appunto, quindi mi porto con le mani avanti e dico non è detto che siano copiati, ma potrebbero essere idee prese anche da altri giochi. Le armi sono belle, non voglio negarlo, perché ne parliamo dopo della personalizzazione, ma le armi però mi hanno ricordato molto GTA V, fortemente mi hanno ricordato GTA V, ho visto delle armi molto simili a GTA V, per non parlare poi della ruota delle armi, cosa che ormai esiste già da Saints Row 3, per carità. Ma questa cosa della ruota delle armi me l'ha fatto proprio, l'ho visto quando è spuntato il tempo, si è rallentato, e ho visto proprio GTA V in quella scena, ho visto GTA V. E infine, prima di passare al prossimo argomento, vorrei aggiungere un punto che voglio capire se è un'abilità stessa o è un oggetto utilizzabile. In questa scena potete vedere che crea un campo di forza che ti mostra anche il nemico oltre il muro. Ecco, io questa cosa la chiamo abilità, perché voglio pensare che sia uno strumento, un oggetto, qualcosa che ti permette di farlo, ma uno che mi fa vroom e ti crea un muro di forza, a parte che già no, per carità no, ma mi ha ricordato Borderlands, soprattutto il terzo. C'è un personaggio che fa la stessa identica cosa, che lancia, crea un muro e vede attraverso e aumenta anche il danno attraverso questo muro, e ho detto no, va bene tutto, cioè va bene le stravaganze, le armi esagerate, oppure i veicoli come questo skateboard direttamente uscito da Ritorno al Futuro, ma un campo di forza è un po' esagerato per un titolo così, nonostante Saints Row sia esagerato, ma un campo di forza? No, non è Mass Effect questo gioco, è Saints Row. E ok, con questo abbiamo parlato generalmente di quello che ho visto, ma parliamo un attimo specifico delle gang. Come vi ho detto, i Saints non è detto che esistano o che esistano più in questo universo, ma ci sono, a santo illeso, tre gang che esistono e coesistono all'interno della città. Prima appunto di parlarvi delle singole gang, vorrei dirvi che queste tre gang, e ve le metto anche in ordine, rappresentano tutte e tre i tre lassi temporali dei primi giochi di Saints Row. La prima gang appunto rappresenta Saints Row 1. Stiamo parlando dei Los Panteras. I Los Panteras sono il cuore pulsante, come detto all'interno di uno dei trailer, della città di Sant'Illeso, ma come esattamente i Carnales in Saints Row 1, potrebbero essersi stati nel tempo scavallati dalle altre gang e aver perso molto del territorio. Ma oltre ai Los Carnales, i Los Panteras mi ricordano molto anche i Brotherhood di Saints Row 2. Quindi appunto questa prima gang rappresenta ciò che era all'inizio Saints Row, quindi Saints Row 1. I Marshall rappresentano totalmente Saints Row 2, una grande corporazione con a capo qualcuno di importante che si è messo all'interno della città e sta controllando questa città, come appunto la Ultor in Saints Row 2, anche se, visto un attimo l'avanzamento tecnologico, mi ha anche ricordato molto la Stag di Saints Row 3. Ed infine, gli Idols. Gli Idols rappresentano due gang di Saints Row 3, quindi appunto rappresentano questo terzo lasso temporale. Gli Idols facilmente ricordano i Deckers, appunto, di Saints Row 3, ma ricordano gli stessi Saints all'inizio di Saints Row 3,
quando Johnny dice che i Saints ormai si sono un po' svenduti, sono solo pubblicità e non sono più una gang vera e propria. C'è ancora da capire come queste tre gang coesistano all'interno del gioco e come si piazzeranno i Saints all'interno di queste tre gang. E ora la mia conclusione. Io sono contento, sono veramente contento che esca un nuovo Saints Row, credetemi. Quando ho iniziato a portare Saints Row e ho scoperto che sarebbe uscito un nuovo gioco di Saints Row, ho detto, mi sono messo nel momento giusto per portarlo e grazie a me è uscito un nuovo gioco di Saints Row. Ovviamente non è così, ma mi piace crederlo. Mi piace credere di essere stato un piccolo ingranaggio che ha fatto ripartire un po' la ruota dell'interesse in Saints Row nel mondo. Sono però comunque contento di poter scoprire qualcosa di nuovo di un titolo che ho già conosciuto nel tempo. Ad esempio, Saints Row 1, quando l'ho portato sul canale, era la prima volta che lo giocavo. Io ho giocato dal 2 in poi perché appunto il primo era un'esclusiva Xbox. Quindi mi è sempre mancata la base. Ma dopo che ho scoperto la base, molti altri punti che mi sono mancati negli altri titoli finalmente li ho scoperti e quindi sono contento a modo mio di poter rivivere questa emozione con un titolo che già conosco ma con un'ambientazione e una storia nuova. Una delle cose che sono contento che abbiano mantenuto in questo nuovo Saints Row è la personalizzazione. Saints Row, secondo me, ha sempre avuto una marcia in più nella personalizzazione, sia del personaggio, sia dei singoli vestiti. Già nel 2, porca miseria, ma anche nell'1 potevi scegliere cappello, bandana, gli occhiali, orecchini, collana, vestito, sopravvestito, canottiera, pantalone, mutanda, calzino e scarpa. Anche se un attimo questa sovra-personalizzazione è stata un attimo tolta da Saints Row 3 in poi, perché la cintura magari era inclusa nel pantalone, ma comunque il pantalone era personalizzabile, potevi cambiare il colore alla singola cintura, al pantalone, al materiale del pantalone. Avevi comunque una grande scelta e sono contento che questa grande scelta di personalizzazione, magari per qualcuno anche troppo eccessiva, sia stata mantenuta in questo nuovo Saints Row. Come avete visto nel video della creazione del boss, c'è stata tanta personalizzazione. Il singolo personaggio, il volto, la corporatura, i vestiti, c'era così tanto da fare che veramente a una certa mi stavo perdendo via. Ho dovuto un attimo stringere perché sennò stavo lì 2 giorni a personalizzare. Ma anche dagli altri trailer abbiamo visto quanto siano personalizzabili le armi, ma anche i veicoli, che sono sempre stati punti fondamentali dei giochi di Saints Row. Non vedo l'ora che ad agosto esca questo gioco. Martedì 23 agosto faremo l'unboxing, sperando di non essere in vacanza. E da mercoledì in poi, ogni singolo giorno, verrà caricata una nuova puntata di Saints Row. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, ditemi anche voi cosa sperate sia questo nuovo Saints Row, cosa vi aspettate, cosa sperate che ci siano, le armi, i veicoli, come saranno i personaggi. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa, i compagni, ma a tempo debito, magari sono io che mi faccio troppi problemi. Ditemelo qua sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!